serafino, campanaro, suona, suona le campane a rock and roll. Serafino, campanaro, suona rock. La campana che abbiamo realizzato è una campana in nota re bemolle di circa 1500 kg che verrà installata su una parrocchia del Veneto e dovrà essere accordata e intonata con quelle esistenti, calanti di tono. Così le fonderie Eikat di Mondovì festeggiano i loro primi 10 anni, una storia di alto artigianato nata dalle radici dell'antica fonderia Achille Mazzola, 1404. Ad un anno dalla nascita già la prima fusione, accompagnata dallo studio approfondito non solo della costruzione di una campana, ma anche delle tecniche del suono, vero cuore dell'attività di questa azienda, che si è specializzata nella produzione degli orologi e dei macchinari che controllano il suono delle campane automatiche. Come si costruisce una campana? Gli elementi che costituiscono una campana sono degli elementi molto semplici. Il primario elemento che noi utilizziamo è la terra di campo o argilla e la silice. Qua voi vedete nella fattispecie l'anima interna della campana che è stata già costruita, asciugata e lisciata. Su questa campana verrà poi disposto un nuovo strato di terra che chiamiamo falsa campana. Anche lui verrà cotto, asciugato e lisciato e su questa falsa campana che è posata su questo primo elemento verranno poi messe tutte le decorazioni di cera che daranno l'immagine, la simbologia e la parte estetica inerente alla campana. Fatto questo processo si procederà ad una terza costruzione di un elemento sovrastante i due che noi definiamo come mantello esterno. Questo mantello esterno sarà quello che mi darà l'impronta della campana nell'aspetto esteriore. Fatti questi tre elementi uno sopra l'altro, si estrae il mantello da sopra la falsa campana e da sopra l'anima, si distrugge la falsa campana, si ricolloca il mantello sull'anima centrale e tra i due spazi, tra lo spazio che si è venuto a creare tra mantello e falsa campana, si cola il bronzo. La fase di fusione e di colatura del bronzo nell'intercapedine che si crea tra lo strato interno e quello esterno della campana è fondamentale per ottenere un prodotto di altissima qualità. La precisione del tracciato che darà poi a questo evocativo strumento il suo particolare profilo determina la voce della campana che intona una certa nota ma componendola del suono armonico creato da altre note minori che l'accompagnano. È sufficiente variare di pochi millimetri il disegno di questo profilo per ottenere una voce completamente diversa. La parte ingegneristica del lavoro richiede quindi una profonda competenza e abilità. La precisione del disegno è poi verificata attraverso una spettrografia computerizzata del suono che esamina le singole note e la loro durata nel tempo. In realtà il nostro core business principale è inerente alla produzione dell'apparecchiatura per il suono automatico degli orologi e il suono automatico delle campane, dove il 60% della produzione è rivolto prevalentemente all'estero. Questa è la priorità della campana, che non è soltanto un oggetto di pregevole natura fusoria, ma deve essere anche fondamentalmente uno strumento musicale, che deve suonare perfettamente per secoli in accordo con altre campane. Tanti calcoli e tanta attenzione alla fine sono ripagati. Ecco la campana appena fusa e raffreddata per 2 giorni prima di essere ripulita e rifinita per assumere il suo aspetto definitivo. E con la vendita di campane in tutta l'Italia, ma anche in Spagna, Francia, Sud America, Canada e Stati Uniti, sembra raggiunto l'obiettivo che questa azienda si era preposta, quello di restituire alle attività di alto artigianato un ruolo importante come attività economica, ma anche come capacità di esportare la cultura e le tradizioni del nostro paese.